devi fare strada tu. Continuando sempre, fa tutto più o meno asfalto e, sì. E tra tutti i vari curvoni ci sono tutti questi sentieri, questi qua. Stiamo solo costeggiando. Comunque stiamo percorrendo al contrario quella traccia che avevamo preso prima. Cioè, vediamo dove porta. Era quello che stavamo percorrendo prima, stavamo andando nella direzione giusta. Vedendola, però qua non ci siamo arrivati. Facendo questo piccolo pezzo di stradina raggiungiamo il punto dove stavamo prima. No, il punto dove stavamo prima, che ci siamo arrivati per errore. Questo pezzo ci mancava praticamente. Thank you.
Ci conviene andare di là perché qua vedo una situazione un po' particolare, non c'è una traccia. No, ma ti volevo far vedere qua. Guarda qua dove siamo adesso. Questa è la traccia che abbiamo fatto prima, questa verde di là, è quella che abbiamo fatto prima per errore. Noi adesso la stavamo raggiungendo attraverso questa stradina, però non è quella che dobbiamo fare adesso perché non l'abbiamo mai fatto. Vedi? E dobbiamo girare là. Però vedi dove siamo arrivati prima? Guarda, capito quanto poco ci manca? Così, e invece adesso sto seguendo la rossa tratteggiata, la vedi? Quella rossa tratteggiata sotto. E stavamo percorrendo questa, ma è sbagliata, dobbiamo andare di là. Però capito che cacchio come siamo proprio vicini. Sembra così. Logico. Infatti sta là, vedi, quella è la tratta che abbiamo fatto prima. Però praticamente là ci vuole Jarvis per passare. Ci vuole Jarvis. Non lo conosci? Quello che si fa gli scalini su una monoruota, quel campione di enduro. Beh, a passare si potesse pure passare, però ci sfondiamo, eh. Sarebbe un bel passaggio, eh! Ancora non c'è meglio! Facile non è, ma manco impossibile! Diciamo che quello sarebbe addirittura meglio anziché lo scalone proprio per l'acqua! Questa vorresti togliere, questa è quella che può dare fastidio effettivamente, perché questo ci tocchiamo vicino, mamma mia, pure i macigni levo, attenzione. Vogliamo fare veramente? Alla via così. Chi comincia? La dedichiamo al Cozzo che voleva fare un po' di hard. Non la vedo però. Mettiti a riprendere, va. La vedo nera.
pioggia del cazzo. Ok. Scioltezza, bellissimo. Ha fatto uomo in scioltezza. E infatti, hai fatto bene. Ma come si può fare? Si può lasciare come traccia percorribile? Sì, sì, soprattutto se si fa lo scalino al ritorno. Perché se si fa l'andata, ma anche però l'andata, perché pure se uno sbaglia traccia, scena a casa e si fa lo scalino, è da tenere presente. Pure è carino, no? Tra l'altro scendere qua forse è ancora più semplice. Quella roccetta là, ma cazzata. Se non c'è il fiume in piena che là diventa troppo melmoso. Faustino, sei tutti noi. Vai, vai a cielo. La stessa fine a me, cosa che non hai fatto tu. Ma perché devi scendere? Perché siamo scesi lenti. Perché si sta quello che alla misura della carenza della Snello, ma che sei bello pure a scendere.
La prossima volta, se lo riusciamo a beccare, lo facciamo a scendere. Mo' scendendo devo fare attenzione per capire dove, che cosa ci è mancato, perché noi dovevamo girare là adesso, e che cosa ci manca per arrivare là, perché non abbiamo trovato che la traversa. Abbiamo Vabbè, fatto però mo' che scendiamo, vediamo dove l'abbiamo persa di là, se avessi riuscito a vedere. Continuare, Fausto. Cioè, mentre caduta giù da destino, non ci capisco. Che se ci vuoi salire ti mantengo io la moto di qua. No, 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 lascio in un'altra. Io l'equilibrio. Sì, dovevi continuare. Ti devi provare a lanciare in avanti Ma anziché non ci ho sull'altro. perso proprio perché ormai stavo oltre il limite. Un po' stanchino. Un po' stanchino? No, che stavo nell'avvallamento. Mascherina? Come dicono in Germania, ci hai frizziati. Non si è mai sentito dai tedeschi? Famoso Fritzian. Fausto Fritzian. Se potessi pure fare. Io penso che al contrario è più facile. Andiamo a vedere dove cavolo abbiamo perso sta traccia. Infatti, Ci siamo passati? siamo di là, no? Guarda, somiglia tantissimo a un tratto di quattro metri. È di là per dove siamo passati. Ha ragione Fausto. Però io scenderei per capire un attimo dov'è la risalita del fiume in secco, perché deve stare di là per forza. Capito? Penso di no, però sempre c'è un bertacamero poco.
fiume in zecca. Come cazzo è possibile? Ma ce la voglio fare pure a Fausto, ma sicuro. Fausto! Questa è quella che porta al fiume in zecca! Questa è quella che porta al fiume in zecca! E non l'hai mai vista proprio prima! Ma proviamo a scendere, dai! Proviamo a scendere ancora e cerchiamo di capire, capito? Questa te la ricordi? Che noi andiamo sempre di là perché qua è troppo fangoso, oggi invece è praticabile. Vabbè, torniamo indietro. I giubbini di quelli là che tagliavano. Dobbiamo scendere invece di salire. Capito? Abbiamo fatto un casino della miseria. Però abbiamo imparato che l'uscalino che anche, cioè quando siamo arrivati a questo punto, andiamo un po' più avanti e giriamo per quella variante particolare. Simpatica. Di sotto e poi è percorribile anche a salire, si passava alla destra venendo alla sinistra, si passava sì, perché non abbiamo preso quello di sotto a sinistra.
su. Là si passa. Pure qua, però essendo in salita è più difficile. Appunto. Hai visto come si fa? Un po' come facevo lui. Poi tutto a posto? Sì, perché abbiamo visto che te ne sei andato d'urgenza. Vabbè, però dico tutto a posto questa situazione d'urgenza. All'operazione. Ho capito. L'importante è che è risolto, questo è quello che voglio dire. Vai, insomma. Per andare verso... No, il saltino al fiume in secca. Siamo saliti, abbiamo sbagliato strada, abbiamo fatto un fiume in secca al contrario. Poi l'abbiamo rifatto di faccia, perché lo dovevamo rifare. Le condizioni erano facili, l'abbiamo fatto. Vai Fausto, vai! Le condizioni erano facili, poi stiamo tornando indietro, però ci sta quel canale che delimita il terreno, quel campo, che noi facciamo dalla zona alta alla zona bassa. Là è facile, ma farlo al contrario è un po' più difficile. Stiamo ancora girando, sì. Va buono? No, non è arrivato, perché con UPS ci mettono 12 ore in più. Praticamente, essendo di venerdì, siamo arrivati a lunedì. No, lunedì sta qua. Io ho sperato proprio per ieri, ma non è stato così. Va bene? Non sono capace di fare queste cose, mi vengono difficili.